È una strana cosa, o così sembra, che la vita in Dio, che è una vita d'amore, è la ricerca per Dio, è la ricerca per l'amore perfetta, contiene però una parte abbastanza severa. Io adesso sto scrivendo conversazioni che ho avuto e altri hanno avuto con Yogananda quando lui stava in corpo. E lui mi ha detto di scrivere queste cose, così ho fatto, e ho tenuto queste cose in notte per, ma adesso molto più di 50 anni. E uno può chiedere, ma perché non l'hai pubblicato prima? Però sai che ci vuole un po' di esperienza nella vita per capire certe cose, perché Yogananda, e infatti per le persone che hanno letto questo già, dicono che è un po' una sorpresa vedendo quanto poteva essere lui severo, perché non è sempre dolce la vita spirituale. La vita ti dà delle prove severe, e non è che Dio non ti ama. Quando tu vedi, per esempio, un tuo bambino di, diciamo, 3 anni che cerca di entrare nel traffico, tu non dici, ma vieni qui Gianni, non è bene andare davanti al traffico, perché nel frattempo può essere ucciso. Tu lo prendi con forza, forse tu dai un piccolo colpo di mano per farlo ricordare che non si fa così. E lui forse piangerà e penserà, oh, ma non mi ama. Non è vero, tu lo fai per amore. Forse se fosse un altro bambino di un altro, tu diresti a lui, ma vai al tuo bambino, non lo farai tu. È per tuo amore per il bambino che tu agisci così. E Dio è così con noi, qualche volta ci dà dei colpi molto severi. E noi dobbiamo renderci conto di questo, perché è una verità della vita. La gente chiede, ma perché Dio lascia andare queste cose? Gesù ha dato la risposta in questo brano, che non è venuto sulla terra, vedi, lui era un uomo di pace, ha portato la pace. Non è vero dire o pensare letteralmente, uno deve sempre mettere accanto un brano a un altro per capire bene. Ci sono passaggi nella Bibbia dove tu trovi veramente contraddizioni da un brano a un altro. Non lo è. Uno deve capire il senso, la saggezza dietro. E così Gesù era un uomo di pace, però voleva portarti una pace che veramente ti dà pace. Per esempio, noi vediamo in questi giorni grandi folle di persone che dimostrano che vogliono la pace. E beh, che c'è quando hai la pace di quel tipo? La gente non sta uccidendo gli altri con fucili, con le bombe, però a casa... tante emozioni, quanta rabbia, questo non è la pace, mamma mia. La pace non è nemmeno una cosa pacifica o passiva. La pace è infatti una cosa così positiva che, per esempio, quando Gesù era sotto la persecuzione prima di essere crocificato, era in pace. Quando tu hai una pace interiore che ti dà il potere di non essere toccato di qualsiasi cosa che ti viene, allora puoi dire che ho la pace, altrimenti non è niente, è soltanto una pausa, diciamo, nella litiga della vita. Uno dice, ma sì, sono in pace perché non sono in ospedale, la mia mamma non mi batte, mia moglie non mi litiga, il mio padrone del lavoro non sta castigandomi, allora sono in pace. Questa pace non ti porta a niente.
La pace di Dio però è una pace così grande, così forte, che anche davanti alla persecuzione più severa tu rimani in pace. Mi ricordo una cosa, perché in queste cose sono sempre in mente le cose che ricordo di quello che ha detto Yogananda anni fa. E lui stava parlando di una prova che ha passato, perché molti grandi maestri alla fine delle loro vite passano per dei periodi dove devono soffrire fisicamente o altri modi per prendere il karma dei loro discepoli. E Gesù anche lo ha fatto sulla croce, era per prendere il karma dei discepoli. Non pensare, perché non è un fatto, è un bel mito, che lui ha fatto quella sofferenza, ha subito quella sofferenza per tutti i peccati del mondo. Beh, se fosse stato così, il mondo sarebbe veramente migliorato dopo la morte di Gesù. Lo vediamo? No. Infatti direi che il mondo è peggiorato, e forse adesso sta forse un po' salendo, ma quanto? Gesù ha preso il karma di alcuni, ma non di tutti. Perciò ha detto Santa Teresa de Lisieux: noi anche dobbiamo prendere la sofferenza degli altri. Significa che le persone saggi sanno che è una cosa che continua. C'è una parte di questa vita, allora, che dobbiamo capire che è abbastanza severa. Ed è interessante vedere la vita di un uomo come Yogananda, che era così in pace, così gentile, così affettuoso a tutti, che anche poteva essere molto severo. Però sai che questa severità era sempre con amore, e quello spesso la gente non capiva. C'era una donna che ha detto a lui: per favore prendi cura di mio figlio. E così Yogananda ha cercato di aiutare il figlio, alcune volte con rimproverarlo o dire qualche cosa un po' severa, qualche volta per il suo benessere. Yogananda non era mai dispiaciuto, non aveva emozioni nel senso umano, però qualche volta potevo dimostrare, come tu dimostrerei, forse il tuo figlio, bambino, penserebbe che tu sei arrabbiato perché sei andato nel traffico. Non sei arrabbiato, vuoi salvarlo. Così Yogananda era qualche volta sì severo, ma mai nel cuore. E questo bambino diceva, quando Yogananda lo ha rimproverato un po': mamma, lui sta rimproverandomi. Ma Yogananda ha pensato allora basta, e ha dato un regalo di un aeroplano, giocattolo. E il figlio, quando è cresciuto, è diventato ingegnere di aeroplani. Era il suo karma, va bene. Però Yogananda voleva darlo tanto più, però ha detto dopo: non posso aiutare uno che non mi viene e dice che io voglio essere disciplinato e insegnato da lei. E uno che lo voleva, sì, lui faceva, però agli altri non diceva niente e vedeva tutto. Però anche il più peggiore dei peccatori lui poteva vedere con calma. Sai, una volta una mamma lo ha dato il suo bimbo piccolo e nuovo nato, e Yogananda ha quasi lasciato cadere, perché ha visto che in questo bimbo c'era l'anima di uno che ha ucciso gli altri. Era un'anima cattiva in quel momento, l'anima non può essere cattiva, ma è venuto con un karma violente. Una volta una coppia è venuta da Yogananda e ha detto: per favore, lei vuole sposarci? Lui ha detto: no, non posso. Allora andiamo. L'uomo era molto arrabbiato, e quando sono arrivati alla porta lui ha detto: vi do soltanto un consiglio, non vi uccidete.
erano anche più insultati, pensando che stava insultandogli. Però due mesi dopo sono tornato e hanno detto: ma grazie per quelle parole, perché veramente non sapevamo quanta violenza c'era in questa pentola, che era coperta, però stava bollendo, e il matrimonio ha scoperto la pentola e dà una cosa negativa senza sapendolo. Ma vedi, la vita ci dà delle scelte abbastanza severe. Una volta mio padre mi canzonava per la mia scelta di vita. Lui voleva che io diventassi un ingegnere, ma sarebbe stata una sciocchezza per me. Però lui non gli piaceva che io ero in questa cosa così strana. E una volta io ho dovuto scriverlo severamente, dicendo: vedi, io ti amo, tu sei mio padre, però se mi forzi di scegliere tra te e Dio è stato il mio padre per l'eternità, tu per questi pochi anni, ti prego, non forzarmi di fare questa scelta, perché è già predestinato quale sarebbe. Si è taciuto, non ha detto niente più. Però così è, uno deve capire, questo che voleva dire Gesù, non di portare la violenza sulla terra, ma per darci la saggezza di capire che questa scelta divina tra Dio e il mondo deve essere completo. C'è una storia che è raccontato un gran maestro indiano, Ramakrishna, di una donna che è venuta al marito, ha detto: sono preoccupato per mio fratello, perché lui dice che vuole lasciare il mondo. E il marito ha chiesto: a cosa sta facendo per prepararsi? Ah sì, a poco sta lasciando questo e quello e l'altro, per a poco ritirarsi. E il marito ha detto: non ti preoccupare, non lascerà mai. Lei ha detto: ma allora come uno deve lasciare? È così, si è spolto, ha detto: da adesso in poi ti guardo come mia mamma, e è andato via dalla casa. Ma vedi, è una scelta abbastanza drastica, e non so se uno deve pensare un po', sì, però vedi, quando tu fai una scelta lo fai. Quando io ho letto Autobiografia di uno Yogi, io ho fatto così. Per fortuna Dio mi ha aiutato, sì, certamente era una grande benedizione. Mio padre era mandato in Cairo, Egitto, perché era geologo. Mia madre l'ho messa sulla nave per raggiungerlo. Questo era prima di quando la gente andava molto in aereo. E il giorno proprio che l'ho messa sulla nave, ho scoperto in una libreria l'autobiografia di uno yogi. Vedi, era una benedizione della mamma divina, perché chissà se avresti avuto il coraggio di lasciare tutto, se fossero stati loro. Perché sai che una settimana prima del mio viaggio in California per diventare discepolo di questo yogi, non conoscevo la parola yogi, non sapevo che cos'era un guru. Non avevo mai sentito di niente di queste cose, karma, cose che voi avete tutti sentiti, certamente. Io no, ero completamente ignorante, perché queste cose non erano molto in libri, molto conosciuti allora. E io, quando ho letto quel libro, ho detto: sì, questo è per me. Ho preso il primo autobus, 4 giorni, 4 notti, e sono andato da lui,
e ho detto, le mie prime parole erano: voglio essere il suo discepolo. E da allora in poi non ho mai cambiato idea. Ma le scelte devono essere così. Così ha detto Gesù. Una volta che tu metti la mano, vai avanti. Non guardare indietro. Non pensare, ma se è giusto, se non è giusto, ma non so. No, una volta che tu decidi per Dio, questa è una scelta per l'eternità. Non cambiare idea, non fare le domande, ma sì, no, no, no. Non essere diviso in due nella mente, ma continua così. Io ho avuto recentemente, 2 o 3 giorni fa, una lettera per email da una mia nipote che non sapeva che esisteva. Era il figlia del mio del fratello di mio padre, tutto quel rame, diciamo, della mia famiglia per me era persa, non sentivo mai niente di loro. E all'improvviso questa ragazza ci ha trovato su internet e mi ha scritto questa lettera. E io ho detto, ma guardi, io conoscevo il tuo bis-bis-nonno, che era molto caro a me. Ho conosciuto il tuo bisnonno. Ho conosciuto il tuo nonno. Quando la tua mamma aveva 7 anni, l'ho conosciuta per un pomeriggio solo, perché sono visitato lì per motivi che non devo spiegare. Adesso sei tu, la 5ª generazione, hai 22 anni e se tu hai una figlia, un figlio, saranno 6 generazioni in questa mia vita che avrei conosciuto. Ma vedi quanto è breve la vita. E noi pensiamo, mamma mia, non mi hanno dato un buon caffè stamattina, e tu ti soffri per tanti motivi ridicoli. Non pensare troppo ai momenti che passano nella vita, che al momento possono sembrare importantissimo. A me lei mi ha parlato male, perché mi ha ferito così? Tu ti lamenti per giorni per questa piccola ferita. È ridicolo! Capisci che la vita continua e che tu sai che c'era, vi ho detto, una bambina di, diciamo, 9 anni mi è venuta una volta in California e mi ha chiesto, ma quanti anni tu hai lei? Io ho detto, ma vedi, diciamo così, quando io ero del tuo età, tu eri una nonna, una donna vecchia. E così torniamo, è come quelle porte, tu vedi, degli alberghi che ruotano, alcuni escono, alcuni entrano. E quanto sei anziano veramente tu? Tu sei eterno. Tu sei eterno come Dio, perché tu fai parte di Dio. Allora qualche scelta nella vita devono essere severe. Era una bella storia, non bello per le persone, ma anche molto bello dal punto di vista della verità, che quando Teresa Neumann era una giovane ragazza, i ragazzi del villaggio sono venuti, come fanno i giovani, per vedere se forse voleva sposare, come. Lei ha preso un bastone e le ha battuti, perché non voleva avere niente da fare con i giovanotti. Non voleva entrare in questa vita umana. Ma se tu puoi avere questo coraggio di non prendere troppo sul serio niente di questo mondo, perché non esiste. Una volta, e questa è una cosa anche che era scritto qui in questi libretti miei, che qualcuno ha chiesto, ma chi ha creato Dio? La risposta era molto interessante. Ha detto, Dio non aveva bisogno di essere creato, perché lui ha creato la creazione, lui
le ha messe in moto questo principio di causare, di causazione si dice? E la parola non so, nessuno dice sì, di causa, che una cosa causa un'altra. Ma non sento. A parte del fatto che sono sordo, quando tutti parlano, non importa, voi tutti mi capiscono. È la cosa importante, che veramente, questa è la parte interessante, non c'è niente che sta succedendo comunque. È tutto un sogno di Dio. Lui lo fa sembrare molto reale, ma non lo è. C'è una verità che continua sempre e non cambia, e tutto questo è un sogno. E quando tu dormi e tu hai un sogno che sembra così importante, forse spaventoso, tu ti svegli, vedi che forse con sollievo, vedi che era solo un sogno. La vita è così, non prendere sul serio niente. Sì, sia responsabile, non essere irresponsabile, però lasci a Dio, che Dio fa tutto tramite te. Cerca di fare il tuo meglio, ma non coinvolgerti nelle cose, prendendo, perché c'è una causa di ogni difficoltà nella tua vita. Sai chi, qual è? Te stesso. Sì, l'ego è il centro di ogni tua difficoltà nella vita. Più tu puoi pensare che non sono io, succede, ma non a me, più tu sei in pace. Però vedi, quando Gesù ha parlato così, è infatti una cosa abbastanza severa. Uno deve prendere la spada, uno deve dire: io sono così e non voglio che nessun'altra cosa mi tocca. Questo non è sempre facile, però tutti, vedi, c'è una bella prova in questo. Ci sono stati molti santi, molti maestri, molti che abbiamo visto che sono vissuti, hanno vissuto una vita di pace, di gioia. Ma mai c'è stato un santo che ha detto: allora lascia andare. No, sono persone forti. Vedi Padre Pio, è un bel esempio perché è recente. Non sono creati già quanti miti intorno a lui. Lui era molto severo, però sempre per amore, sempre per darti la pace. Ci sono qualche cosa che tu vorresti, ma non ti farebbero bene. Allora è bene essere severo con te stesso su questo, invece di dire: sì, ma sarebbe bene, potrebbe essere bello, ma perché? Vedi, se tu puoi essere forte con te stesso e dire: questa è la mia verità e non voglio nessun'altra, tu vedrai che Dio ti metterà alla prova, perché Dio vuole essere sicuro che tu sei sicuro. Non è che Lui è crudele, mai. Però vedi, ogni santo che ha trovato Dio, nessuno ha detto: ma che imbroglio. Nessuno. Tutti hanno detto: ma valeva la pena. Ogni prova che ho subito valeva la pena. Ogni cosa che sembrava sofferenza non lo era, perché vedi, alla fine c'era soltanto la gioia. Ma è una gioia non severa, ma assoluta. È questa vita che noi cerchiamo dentro di noi, per qualsiasi altra cosa che pensiamo di cercare. Quello che vogliamo è una cosa assoluta, una beatitudine assoluta. Non è una cosa tanto gentile nel senso di morbido, no, però è una gioia, una completezza che per te sarà per l'eternità. Tu sei eterno,
tu vieni da Lui e tu devi essere perfetto, come Gesù ha detto, come Dio del cielo è perfetto. Questa perfezione non è una cosa di eh sì, domenica lo faccio, ma lunedì chissà. No, deve essere una scelta assoluta. E vi dico questo non per mancanza di amore, ma però con severità, perché noi dobbiamo veramente mettere in moto questo coraggio dentro di noi di fare una scelta e di farlo assolutamente per sempre. E non pensare, ma sì, ma lei non lo vuole, allora perché? Puoi fare così con i piccoli scelti. Questo no. Sia come Gesù, figlio di Dio.